mattino 6 per questo giovedì 9 febbraio. Oggi si ricorda Santa Apollonia. Andiamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani. Iniziamo dalle pagine del Centro quelle dedicate alla cronaca di pescare. In apertura il maltempo risarcimenti ENEL Ecco come fare per ottenerli. Il conto del blackout: 200.000 utenze, oltre 600.000 cittadini abruzzesi danneggiati. A centropagina firma coi lupi l'appello del centro per fermare l'eliminazione selettiva dell'animale simbolo dell'Abruzzo. E poi di spalla Pescara Calcio, Sebastiani e Iannascoli è aperto il delitto di vasto di Lello i legali chiedono la perizia psichiatrica Morti di Rigopiano in Parlamento il caso delle pensioni negate e poi il caos del Movimento 5 Stelle a Roma, dimissioni di Berdini, la Raggi dice resti con riserva. Il sì alla fiducia, decreto banca e proroga per i rimborsi. L'Europa, i migranti, l'Unione Europea dice sanzioni a chi non li ricolloca. Autostrade, Lega e Api sollevano il caso sicurezza sulla A24 e la A25. L'ex DG dell'Arta Amicone rivuole il vitalizio. La Corte dei Conti dice di no. Di taglio basso il panico Pescara per il Venezia Lecce, aggredisce una donna in treno, paura sul freccia bianca, la Polfer blocca un passeggero ubriaco. Ancora su Pescara in consiglio un'altra fumata nera per il bilancio, e poi l'area Vestina, nuovo fronte franoso di 700 metri a Villa Celiera. Vediamo anche i titoli del centro nelle pagine dedicate alla cronaca di Chieti, Donati, Cuore, Fegato e Reni, in quattro vivranno grazie ad Angela, oggi si svolgeranno i funerali. Il centro nelle pagine dedicate a Teramo, i danni del maltempo, l'otto zero, chiuso per frana, lo smottamento della collina distrugge un muraglione. E poi in appello Cantoresi assolto dall'accusa di bancarotta. La dedicata alle pagine, eh, le pagine dedicate alla cronaca di l'Aquile e i liceali oggi tornano in classe al via le lezioni pomeridiane all'Istituto Industriale. Poi su Sulmona Paolucci dice il punto nascita resta aperto. Titoli di apertura del quotidiano La Città: L'8-0 a rischio smottamento. Un'intera collina in frana travolge le protezioni e minaccia la strada. Tangenziale chiusa verso, verso Montorio. A centropagina la giustizia per l'eroe: l'incidente dopo 12 anni a processo. I vertici di protezione civile. E poi il blackout. Enel spiega in Senato i vertici della società sentiti in commissione sui guasti: violenza su minore. Archiviazione in vista per l'arbitro spagnolo e poi il rimpasto a Teramo, staffetta in giunta tra Luca Antoni e la Provisiero. Provincia di Teramo, la vicepresidenza ai sottanelliani con Núñez. La giudiziaria tutti assolti per il 27enne rositano morto all'ospedale di Atri. E poi di taglio alto grande attesa per la nomina di D'Alfonso, due teramani in lizza per l'ufficio terremoto. Scuole sicure superiori via libera al piano B all'università, sulla ricostruzione imprese e uniteramo insieme per il rilancio. Titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero sulle pagine dedicate all'Abruzzo, ore contate per i piromani. Pescara si stringe il cerchio sui cinque esecutori dell'atto incendiario contro Sebastiani. Il presidente verrà nuovamente ascoltato sulla presunta estorsione per cedere la società. E poi il socio rivale Iannascoli dice follia costarmi all'attentato. Teramo Frane Crolli una nuova emergenza, maltempo chiusa la tangenziale e la galleria a rischio. L'omicidio di Vasto, la madre di Fabio, dice: Avrei dovuto capirlo. Colpa mia, Vasto, la donna difende il figlio assassino, soffriva troppo, non è stata una vendetta. Di spalla, bagno negato all'operaio, agitazione alla Sevel, i sindacati denunciano l'azienda, promette di punire chi ha negato il permesso. Di taglio alto a Giulianova, Iene e Finanza il giorno del doppio blitz in comune. A Pescara a Redi risulta ripulite da balordi e vagabondi e su Chieti Ospedale scoppia il caso delle ambulanze sfrattate. Andiamo a vedere anche i titoli di apertura dei quotidiani nazionali, iniziamo dalle pagine del Corriere della Sera. Roma un nuovo colpo alla giunta, da Berdini in bilico per le accuse sulla vita privata di Raggi, Romeo una lettera apri la guerra. Il Campidoglio ancora bufera in comune, rifiutate con riserva le dimissioni dell'assessore all'urbanistica. Titoli di apertura della Repubblica, lavoro, la strage nascosta, 100 morti dimenticati, un'inchiesta sugli incidenti non denunciati e nei cantieri in nero. E poi la Raggi, lei è impreparata, Ira Raggi Suberdini, l'assessore in bilico, dimissioni in mano alla sindaca e lungo interrogatorio di Romeo. Il giornale a Santoro 2,7 milioni per l'annunziata 460 mila euro. I compensi d'oro in Rai e al Senato salta l'emendamento vergogna per i soldi al Golf. E poi Grillini nel pallone. Il giornalista Di Maio denuncia i cronisti, ma non paga l'ordine. Sceneggiata a 5 Stelle l'assessore la insulta ma la Raggi lo perdona. E poi il caos nel Partito Democratico, Renzi pensa di dimettersi, mossa a sorpresa dell'ex Premier la tentazione lasciare la segreteria e indire il congresso. Il Fatto Quotidiano titola l'inchiesta Consip sull'altro Romeo. Tangenti e favori c'era pure l'unità. Napoli perquisito l'imprenditore amico dei Renzi. E poi Roma 5 Stelle deliri libertà e interrogatori. Berdini straparla contro la Raggi e forse salta e Romeo parla per ore ai PM. I superpoteri super alla Boschi come se fosse un ministro, sempre in sella, deleghe a programma e comunicazione. E poi i timori del Colle, la nuova linea di Renzi, lunedì inizia la guerra contro Gentiloni. Il messaggero accuse a raggi, crisi in giunta, un'altra grana, scuote il Campidoglio. L'assessore Berdini critica il sindaco, è inadeguata, poi si scusa e rimette il mandato. Virginia lo trattiene con riserva ma è pronta a scaricarlo. E poi l'intervista Muraro è una lotta per bande, non fanno gli interessi di Roma. L'interrogatorio Romeo in procura fino a notte fonda per il caso Polizze. Il tempo dice oggi le comiche. Berdini attacca la raggia impreparata. Lei è Romeo Amanti intorno a una banda. L'assessore lascia, la sindaca incassa le scuse e respinge le dimissioni con riserva. Ma in serata spunta l'audio che lo inchioda, delega a rischio una situazione tutta da ridere. E poi il PD naufraga tra correnti pericolose e Renzi accerchiato dai big. Lettera violante il grido di, di craxi sugli intrecci giornalisti PM. L'unità titola La Corte dei Miracoli a 5 Stelle. Giunta Raggi in decomposizione tra Inchieste e GAF. l'assessore lei circondata da una banda. Per non pagare dazio elettorale, Grillo lancia la campagna contro la libertà di informazione. Il mattino Raggi l'ultimo schiaffo, Berdini, sindaca impreparata, mi dimetto. Lei dice resta con riserva, bufera per i giudizi dell'assessore all'urbanistica, vertice nella notte, si cerca il sostituto. Libero titola brutti, sporchi e disonesti una maggioranza di furfanti. Il PD con alcuni complici approva la legge che salva le banche a nostre spese ma nasconde i nomi di chi le ha fossate. Un episodio vergognoso che rivela la complicità tra politici e ladri di denaro pubblico. L'avvenire azzardo argine ora il Ministero della Salute incalza il tesoro. 12 azioni per limitare i danni delle slotte. Il governo è al bivio. Il gazzettino Raggi, lo schiaffo dell'assessore, impreparata. Il capo dell'urbanistica si dimette dopo le frasi shock. Il sindaco lo trattiene, ma poi ci ripensa. Il caso Berdini in bilico, poi la registrazione del colloquio con i giudizi lo inchioda. Una crisi ingiunta. Il manifesto titola Nel pallone una valanga di cemento e di milioni. Lo scontro sullo stadio fa traballare l'assessore Berdini, intercettato da un giornalista mentre parla dell'incompetenza della squadra grillina. Sindaca compresa, Raggi accoglie le scuse e respinge con riserva le sue dimissioni. E poi il Democrac, i senatori PD Gufano Renzi. Il secolo decimonono, il caso Genova gela il PD, Doria non mi ricandido, resta l'impegno, ma i DEM temono le dimissioni, un'altra tegola per il partito già diviso dalle lotte interne a livello nazionale. La Gazzetta del Mezzogiorno asse per l'Ilva Tutto Gas più vicini Emiliano, il ministro Calenda, sul futuro del siderurgico. La Camera approva il decreto sud, un giro di 3 miliardi di euro. E poi l'assessore contro Raggi, il marasma continua, la sindaca Grillina congela le dimissioni di Berdini che l'aveva definita impreparata. La Verità titola Via al Festival e alle Perquisizioni in Rai. Lo scandalo denunciato dalla Verità, la società che raccoglie la pubblicità per Viale Mazzini, è sospettata di evasione. Dai verbali dei fornitori continuano ad emergere particolari sul giro di tangenti nella TV di Stato. In particolare nel suo programma di punta c'è un'unica sola azione. La privatizzazione salta lo scenografo di Sanremo indagato, preferito da Carlo Conti, e l'annunziata in mezz'ora riesce a guadagnare 460.000 euro l'anno. Il comandante della Guardia di Finanza si scrive la legge per restare in carica. Andiamo a sfogliare le pagine del quotidiano Il Centro e in apertura si parla dei danni del maltempo, si continua a parlare. Lenel si difende al Senato, colpe non solo nostre. Il direttore davanti alla Commissione Industria con un dossier di foto e dati. Tamburi dice abbiamo fatto il massimo, fronteggiate, nevicate straordinarie. E poi c'è un piano per i prossimi due anni. Sono previsti investimenti per 90 milioni di euro, che Enel prevede di investire tra il 2017 e il 2018, oltre alla, alla riparazione dei danni. Il piano Sarà illustrato nei prossimi giorni, ma le linee generali sono emerse durante l'udienza di ieri in Senato. Intanto vanno completate le ricostruzioni delle linee aeree. Devono essere realizzati due centri satellite, uno a Montesilvane e un altro a Paieta e a Tessa. Trasferimenti, riassetti e ricollocazioni sono previsti sempre ad Atessa e San Salvo. Una nuova cabina a Fossa Cesia e nella scaletta dei lavori del 2018 sono previsti un nuovo trasformatore nella cabina di Civitella del Tronto e la realizzazione di altri tre centri satellite per le aree di Teramo, Pescara e Chieti. E poi gli indennizi e i risarcimenti, ecco come ottenerli una mini guida sulle pagine del centro che racconta tutte le tappe e soprattutto quali sono sportelli in numeri ai quali rivolgersi da parte dei cittadini. E poi una debacle non deve succedere più. I senatori alzano il tiro, le critiche dicono dalla scarsa manutenzione al piano neve, che non ha funzionato il calcio e i ricatti, nei video il volto degli attentatori la polizia studia le immagini e passa al setaccio la vita del patron Sebastiani ha rimproverato la figlia per il post su Facebook a caldo si dicono cose che non si pensano e no alle generalizzazioni contro città e tifoseria, fino a domenica nessuna dichiarazione alla stampa dei tesserati e del tecnico Oddo salta anche la conferenza alla vigilia del match e poi gli scenari, grandi mani... Sebastiani Iannascoli fatti avanti. Io vendo. Il presidente apre alla cessione all'ex AD e smentisce di aver ricevuto già un'offerta. Il socio di Mironoranza rivela a dicembre ho formulato una proposta al suo avvocato. Il patron del delfino esce allo scoperto. Iannascoli sarebbe l'unica persona alla quale cederei la società perché come me ama i colori bianco-azzurri. L'ex dirigente dice la sua sull'attentato incendiario piena solidarietà a Daniele e alla famiglia ma non voglio essere ritirato in ballo in questa storia mi tutelerò le dichiarazioni di Giannascoli e poi c'è un precedente sassi e minacce vi racconto il mio incubo parla l'ex presidente De Leonardis nel 1987 situazione simile tolsi il mio nome dall'elenco telefonico per trovare i responsabili del raid a casa Sebastiani, la Digos segue il filone calcistico, non escludendo però altri ambiti. E poi parla di Leonardis che ricoprì ruoli di dirigente, amministratore delegato e presidente del Delfino dal 1977 all'87, anno in cui cedette le sue quote a Pietro Scibiglia. E alla domanda... Di quale idea si sia fatto sulla vicenda Sebastiani, dice che l'incendio delle macchine ha l'obiettivo di spingere Daniele Sebastiani a lasciare la società. Il malcontento è giustificabile, ma gli atti vandalici non possono essere tollerati. E allora riascoltiamo quelle che sono state le dichiarazioni del presidente del delfino Daniele Sebastiani proprio il giorno, la mattina in cui eh, si, è, eh, si è avvenuto un attentato incendiario proprio all'interno della proprietà del patron. Vediamo la dimostrazione che purtroppo sono gesti eh, fatti veramente senza pensare alle conseguenze senza, per, per una squadra di calcio, veramente eh, c'è da pensare, ti fa pensare, ti fa veramente rimanere molto male. Sto bene, eh, mi dispiace che, di aver scritto un altro, un altro record, no? non è mai accaduto, mi dici, quindi evidentemente sono l'uomo dei record a Pescara. Dispiace perché purtroppo non è il gesto in sé per sé che è condannabile a prescindere, ma per quello che è stato fatto in questi anni per rilanciare il nome di Pescara, della città di Pescara e della squadra di calcio del Pescara e andare a salire alla ribalta delle cronache nazionali per un gesto come questo sicuramente non porta nulla di buono per il Pescara, non per Sebastiani. Dopo la sconfitta con la Lazio, anche i nostri microfoni, lei aveva detto che avrebbe rivisto la sua posizione al termine della stagione e che stava pensando, perché no, anche di lasciare la presidenza del Pescara. Alla luce di quello che è accaduto questa notte, qual è ora il suo pensiero? No, no, ma io confermo quello che ho detto dopo la partita, perché non l'ho detto a caldo. Perché a mio avviso, se una persona non è ben voluta, non deve stare a dispetto dei Santi, perché per me non è un lavoro il Pescara, anzi. Eh, è un impegno oneroso, importante, che toglie spazio alla mia vita privata, alla mia famiglia, alle mie attività, quindi non, non ci devo stare per forza. Però purtroppo bisogna anche capire che eh, questo, di, questa è una città piena di chiacchiere, perché la realtà poi eh, è un'altra e soprattutto si spingono le folle. Al, quasi all'odio, eh, su falsità eh, evidenti, non è che quando sento dire dimettiti, io non faccio il politico che mi devo dimettere. Questa non è una società di capitali e eh, se qualcuno deve sostituirci, evidentemente deve prendere le nostre quote e noi andiamo a casa, quello sì. Io per stare qui ho messo dei soldi, ho messo impegno, ho messo passione, ho tolto dello spazio a me e alla mia famiglia e quindi. Eh, se qualcuno vuole venire a prendere il mio posto, la strada è non aperta, spalancata, non mi porterò mai sulla coscienza di lasciare una società solo per disfarmi di una società in mano a delinquenti perché è la mia città e quindi a seguito di questo poi io valuterò tutto quello che avverrà. Ma bisogna valutare quello che c'è, non quello che si chiacchiera perché quello che si chiacchiera, non, con le chiacchiere non si va da nessuna parte. e Quando io poi sento parlare di offerte a destra e a sinistra e a me nessuno mi ha mai offerto nulla. Uh, anzi forse il contrario, e, e, allora lì capisci che c'è qualcosa che non va, cioè, il Pescara se si vuole acquistare eh, bisogna fare delle offerte, non mettere le bombe ancora sulle pagine del centro per la petizione contro l'abbattimento selettivo dei lupi, firma con i lupi, stop agli abbattimenti, politici ambientalisti contro il nuovo piano nel documento del Ministero all'esame una deroga alla protezione del predatore. Il centro lancia una petizione pubblica contro la deregulation. Il predatore è protetto dal 1976, quando si contavano solo 200 esemplari, oggi sono più di 2000, ma nessuno sa davvero quanti siano e poi un elemento di equilibrio del sistema naturale perché sono contro gli abbattimenti. Ed ecco tutte le voci che coralmente invitano a non eh, mandare avanti proprio eh, la, il provvedimento per l'abbattimento selettivo. La petizione danni all'ambiente e al turismo: meglio prevenire. Permettere l'abbattimento di animali aggressivi o pericolosi è inutile e non risolve il conflitto con gli allevatori. E poi si torna a parlare di Rigopiano, le tragedie di Abruzzo, la procura indaga sulla mancata evacuazione. Il mercoledì della Slavina con le strade ormai bloccate per gli ospiti del resort non c'era più scampo. Sotto la lente dei PM, i rischi sottovalutati. Martedì precedente quando si, poteva ancora, si potevano ancora salvare. Si allunga il periodo per contestare le responsabilità a comune, provincia, regione e prefettura. La strada per Rigopiano, considerata solo come un problema, problema di viabilità e ignorato l'ordine pubblico. E poi gli 11 dipendenti morti sul lavoro, indennità a chi lascia moglie e figli, Melilla dice aiuti anche per i genitori. Una fiction di quattro puntate sul disastro della valanga Mediaset è già a lavoro e prevista la messa in onda proprio nel primo anniversario della tragedia. E poi Farindola il comune chiama un avvocato per difendersi. L'omicidio di Vasto, la perizia psichiatrica per il marito assassino. A omicidio di Elisa, la difesa cerca prove per dimostrare la follia di Fabio Di Lello. e La madre dice sta male, è ingrassato di 30 kg e all'avvocato chiede della sua squadra di calcio. Il caos al Campidoglio, Berdini lascio il posto, la Raggi lo perdona. L'assessore dice Virginia è inadeguata a una corte dei miracoli. Poi nega, il sindaco respinge le dimissioni con riserva. E online l'intervista contestata. Di Maio, vicepresidente della Camera, attacca i giornalisti e presenta all'ordine la lista nera con i nomi di chi ha attaccato il Movimento 5 Stelle. E poi è stato ascoltato Romeo, l'uomo delle polizze in procura, l'interrogatorio è avvenuto ieri in serata, è indagato per abuso d'ufficio e poi toccherà a Marra. Ancora a Roma D a Catena, sette mesi di veleni tra revoche e ricatti. In un solo giorno a settembre la Giunta ha perso tre pezzi, a dicembre via la responsabile dell'ambiente Paola Muraro. E poi l'appello di Boldrini basta bufale sul web, un appello che lancia la presidente della Camera contro le fake news e per il diritto a una corretta informazione sul web. Tensione tra le correnti, la direzione del PD Bersani sfida Renzi, sospetti di golpe e attacchi incrociati nel partito balcanizzato. Banche polemiche sia al salvarisparmio con fiducia al Senato, prorogati i rimborsi, salta la fideiussione da 97 milioni per la Ryder Cup di golf, spostata a Roma l'inchiesta su false fatturazioni alla Banca Etruria. E poi og oggi il vertice con la Merkel, Berlino sta con Draghi e lo spread scende a 193. Agli statali il voto dei cittadini, premi, sentinelle e sanzioni, ecco cosa cambia nella pubblica amministrazione. I migranti, ipotesi, sanzioni, l'Unione Europea vuole ricollocamenti. Kobler, inviato ONU, dice no a rimpatri in Libia, l'accordo Roma-Tripoli è a rischio, l'Italia va avanti e Minniti dice solo primo passo, gli arrivi via mare sono cresciuti del 18%. Boeri voucher Stop Abusi, il presidente dell'Inps sull'aumento dei buoni per l'occupazione dice ci vogliono maggiori controlli. La pagina dedicata all'abruzzo, cioè l'allarme autostrada in primo piano, a 24 e a 25 la sicurezza dei viadotti diventa un caso di Biaggio, annuncia un ordine del giorno al Senato. Subito interventi urgenti e il leghista Crosio avverte già danneggiati nel 2009, ora ulteriormente deteriorati. La paura fa 90 e il caso dell'autostrada del terremoto abruzzese finisce in Parlamento. Il senatore Aldo Di Biagio è pronto a presentare un ordine del giorno che impegna il governo a intervenire perché sia possibile procedere all'immediata realizzazione dei primi interventi di messa in sicurezza urgenti dei viadotti su A24 e A25. Interventi di adeguamento sismico per scongiurare il rischio di crolli su questo collegamento cruciale per il centro Italia. Sollecitare l'esecutivo anche Gianni Crosi della Lega, sempre più presente nelle vicende abruzzesi. Di taglio basso, il Vitalizio Corte dei Conti dice di no ad Amicone, bocciato il ricorso dell'ex direttore Arta e già consigliere regionale per effetto della legge Acerbo. Cronaca a Pescara, piano per il Pescara, vasche antialluvioni costose e poco utili. Lo dice il Ministero e il Movimento 5 Stelle presenta un'interpellanza alla Regione. Da Roma pesanti osservazioni sul progetto da 55 milioni di euro. Le tappe del progetto anti-esondazione del fiume Pescara le riassume il centro in uno specchietto dal 15 settembre 2015 fino a pochi giorni fa, il 27 gennaio 2017. A parlare anche il vice capogruppo del PD. Balducci che dice che l'opera è stata approvata, chiedono solo aggiustamenti formali. Ma a portare l'attenzione sul caso, come abbiamo letto, è il Movimento 5 Stelle che, guardato il progetto, denuncia alcune incompatibilità. Vediamo. Consigliere Pettinari, si parla oggi di Fiume Pescara, di questo progetto per la costruzione di vasche di laminazione per combattere l'esondazione del Fiume Pescara, un progetto che voi criticate ma c'è anche dell'altro. È un progetto faraonico che costerà alle casse pubbliche 54 milioni di euro, sono vasche di laminazione, grandi colate di cemento approvate da Regione Abruzzo appunto, che andrebbero realizzate sui territori di Cepagatti, Rosciano, Manopello e Chieti. Noi ci siamo posti fin dall'inizio a queste grandi colate di cemento e abbiamo fatto una proposta alternativa, proposta di tanti laghetti naturali che avrebbero eh, risolto veramente il problema. Oggi arriva il parere il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che praticamente dà ragione al Movimento 5 Stelle, ma noi non vorremmo avere ragione. Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella nell'adunanza del 27 gennaio 2017 dice che questo progetto non sembra risolvere i grandi problemi dell'allagamento della città di Pescara e quindi l'esondazione del fiume Pescara. E beh, questo è un parere a mio avviso molto eh, importante al quale l'amministrazione regionale dovrebbe attenersi perché sono in ballo 54 milioni di euro dei cittadini non vorremmo che dopo aver speso 54 milioni di euro dei cittadini ci accorgiamo che in effetti ha ragione il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel dire che questo progetto non risolverà i problemi e quindi e noi per l'ennesima volta siamo qui a dire fermiamoci, basta, abbiamo presentato un'interrogazione al Presidente della Regione Abruzzo per fermare, scongiurare la realizzazione di quest'opera e sposare il progetto alternativo naturale, possiamo dire, del Movimento 5 Stelle. Ancora sulle pagine del centro si parla di marineria, nessun aiuto alla marineria in ginocchio, Sospiri e Febo del centrodestra accusano per il 2017 non sono previsti provvedimenti di sostegno. Pescara Porto, lo scontro sulle case al mare blocca i lavori del Consiglio. Le opposizioni chiedono il dibattito immediato dopo il no del Tar al ricorso dei costruttori. Alessandrini dice che i giudici hanno dato ragione alla nostra linea. E sul bilancio al comune di Pescara ancora una fumata nera del vecchio. Il vice sindaco dice che è necessario disporre delle risorse nel più breve tempo possibile. Aggredisce, insulta una donna sul terreno e intanto gira un video, viaggiatore ubriaco fermato dalla polizia sul freccia bianca, il treno riparte e gli agenti devono tirare il freno di emergenza. Stufi di pagare per, eh, per il bagno, appella al comune di 38 tassisti della cooperativa Cotape, dateci un sito dove realizzare il box dei servizi, una denuncia che arriva da Pescara. E poi i migrati nell'area di risulta scatta il blitz, controllati gli extracomunitari, quattro sono risultati irregolari, il questore annuncia servizi costanti. Via i cartelli stradali pericolosi, un residente denuncia segnali senza cordoli e catari infrangenti a San Silvestro. E poi andiamo a Francavilla, cade su marciapiede e sarà risarcita dal Comune. Il giudice accoglie il ricorso di una donna che si era fratturata un braccio scivolando su un tombino, riconosciuti i danni per 16.000 euro. E poi di servizi a Francavilla, Foro e Via dei Frentani, telefoni ancora in tilt, la team dice sarà tutto risolto entro sabato. A Montesilvano la povertà è in crescita, i 1500 chiedono aiuto, non riescono più a comprare da mangiare, a pagare l'affitto e non hanno un lavoro. Il comune si appella alla regione, servono sostegni per la popolazione in difficoltà e l'azienda speciale resta in mano al commissario Cirone. E poi l'incontro osteopatia, lezioni in comune con Cirotti, sempre su Montesilvano, di taglio basso, invece gli alberi mai potati entrano nelle case e la segnalazione arriva da via Gozzano. Appassionati dei treni, Schiavone ancora presidente dell'Acaf. E poi parliamo di smottamenti. A Villa Celiera torna l'incubo della frana, la terra si muove una casa sgomberata. Altre quattro abitazioni a rischio in località Santa Maria. Si ripete l'allarme del 2015, la riunione d'emergenza avvenuta con il sottosegretario alla presidenza Mario Mazzocca. E allora ieri c'è stato un allarme che era quello proprio degli smontamenti del rischio eh, idro, di dissesto idrogeologico, a Villa Celiera l'abbiamo visto, è avvenuta la prima frana e intervenire c'era il sottosegretario alla Presidenza, vediamo. Dopo la neve e il terremoto adesso sono le frane a non dare tregua al comune di Villa Celiera. Già duramente colpita anni fa dalle frane che aveva investito Contrada Vagnola, ora a preoccupare è la frana di Contrada Santa Maria, un versante franoso di circa 500 metri che interessa 5 abitazioni ed ha portato già lo sgomero di una famiglia. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile 9 di Villa Celiera e l'assessore regionale Mario Mazzocca, che fa il punto della situazione su Villa Celiera e sulle frane che stanno interessando l'intero Abruzzo. In diverse zone della regione. Questi fenomeni sono fisiologici alla luce delle avversità patite e quindi anche preannunciati. Mi riferisco alla zona Vestina in particolar modo e alla zona, tutta la fascia pedemontana del Gran Sasso, Pescarese e Terramano, anche la Valle del Fino. La situazione geomorfologica dei siti è eh, costituita massimamente da argilla e limi di quel tipo. Eh, agevola la mh, con presenza di e il verificarsi di questi fenomeni così importanti come questa eh, frana così imponente di, della frazione di Santa Maria a Villa Celiera, eh, così come anche in altre zone d'Abruzzo, mi riferisco all'Alto Vastesa, al versante orientale della Maiella, eh, in cui si stanno già verificando. Ed ora ci spostiamo ad Alanno, il canale è abbandonato da otto mesi, la protesta degli agricoltori, i lavori mai finiti e il consorzio di bonifica, la richiesta è che si attivi. Ci spostiamo a Chieti, in apertura il trapianto multiplo Angela dona il cuore, il fegato e i reni, muore dopo l'incidente e ridà speranza a quattro persone. Oggi a Tricalle i funerali della cuoca del San Camillo, il parroco Don Michele ha dichiarato così, lei ha difeso la vita. Di Taglio Basso, Ortone Ambiente, Bruni condannato a sei anni, l'accusa parla di fatture gonfiate, appropriazione in debita. L'avvocato Ciprietti pensa all'appello. La pagina dedicata all'Aquila sul Mone il reparto maternità. Paolucci, assessore regionale alla sanità, dice il punto nascita non si chiude. Mette a tacere le voci sulla chiusura ma chiede risultati positivi a fronte dei nuovi investimenti. E poi la neurochirurgia, niente riapertura, Vezzano l'annuncio dell'incontro tra il manager dell'Asl e gli ampieri e ora scatta la protesta. Cialente il modello L'Aquila funziona, show in tv del sindaco che attacca la commissione Grandi Rischi, un allarmismo ingiustificato. Teramo i danni del maltempo il lotto 0 chiuso per frana, cede un muraglione per lo scivolamento della collina di mezzanotte tra lì Cimbilico, la tangenziale è vietata al transito dei veicoli nel tratto che va dall'uscita di Teramo Centro fino alla rotonda dell'innesto con la statale 80. Di taglio basso, bancarotta fraudolenta, è stato assolto Cantoresi, l'appello ribalta, la condanna di primo grado. Processo per i soldi versati nel 2005 al Pescara Calcio. E noi ci separiamo per una piccola pausa, ora spazio alle previsioni meteo di Luca Mennella, tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ora ci spostiamo sulle pagine della messaggera in apertura, l'immagine dell'Abruzzo. Danneggiata dai blackout, la regione, guasti e mancati interventi hanno fatto pensare a una terra inospitale. Chieste a Enel eterna opere risarcitorie, D'Alfonso ha dichiarato norme per la quantificazione. Come indennizzo sistemi di illuminazione intelligente e valorizzazione di percorsi e borghi. E poi il riconoscimento rigopiano, gli eroi all'Ariston: la vita è l'unica ricompensa. Sul palcoscenico di Sanremo le squadre di salvataggio guidate da Lorenzo Gagliardi della Guardia di Finanza. Commissioni, le stanze del potere, il recordman, gli ampieri, l'emiciclo. E poi ancora, a Pescara Porto in aula in 20 giorni. L'assessore Civitarese è soddisfatto per la sentenza del TAR è fiducioso su un voto in tempi brevi in Consiglio comunale. Sentenza ben scritta e motivata, poi tutto può succedere, il suo commento è riferito all'eventuale ricorso in appello. Aspetta la politica a pronunciarsi sul cambio di destinazione d'uso da uffici ad abitazioni delle Tre Torri sulla Riviera Sud. Per Antonelli di Forza Italia la partita si poteva chiudere l'estate scorsa non si perda altro tempo. E poi testa, accusa, piano neve senza fondi, le nostre tasche, il voto sul bilancio dall'opposizione una forte richiesta di risorse adeguate per emergenza sociale e cultura. Anno d'oro, Laurum quota 100.000 visitatori, politica, cultura e spettacoli. La fabbrica delle idee si impone come contenitore di eventi di qualità. Sono state bocciate le vasche antiallagamenti pettinari per il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il progetto sul fiume non risolve il rischio idrogeologico. Il Movimento 5 Stelle ha proposto un suo piano alternativo, ma la Regione tira dritto. Ci hanno chiesto soltanto aggiustamenti. La spesa stimata di 54 milioni può aumentare tra espropri, tralicci e gasdotto da rimuovere. E poi una stretta sugli immigrati, il blitz nell'area di risulta, la polizia in campo, espulsione e accompagnamento a un centro di identificazione per tre senegalesi e un tunisino. Controlli dall'alba di ieri nella zona frequentata da mendicanti e parcheggiatori abusivi. Viaggio da incubo Botte a una viaggiatrice poliziotti eh, arrestato dopo la follia sul treno. Ancora la preghiera per le vittime e soccorritori, cerimonia sabato al Palasporto di Penne con l'arcivescovo Tommaso Valentinetti, si parla della strage all'hotel Rigopiano, riflessione comune nella centrale dell'emergenza per Rigopiano, luce per le famiglie distrutte. La conta dei danni, mutui e tasse, Beci chiede sostegni per le imprese dopo l'emergenza neve, la Camera di Commercio teme contraccolpi sull'attrattività turistica del territorio. Sulle pagine dedicate all'Aquila, Cotugno, lezioni di pomeriggio, studenti e prof dicono una sconfitta, nessuno crede alla soluzione, provvisoria, a rischio laboratori e corsi di recupero e gli insegnanti dicono ci tengono in un limbo, vogliamo risposte serie dalla provincia. Oggi il ritorno in classe con il nuovo sistema che dovrebbe durare tre settimane, alcune famiglie vogliono trasferire i propri figli. E poi l'elettrosmog, le antenne abusive a roio, emesse le ordinanze di demolizione. L'avvertenza: più imprese e lavoro nelle aree interne, con Findustria e associazioni al tavolo per rilanciare l'economia insieme all'Ateneo. La Santa Croce, un sit-in davanti al TAR. Gli operai protestano in attesa della decisione sulla gestione dello stabilimento. Siamo senza stipendi, basta aspettare. I giudici optano per l'ennesimo rinvio, ma ci sono famiglie ormai ridotte allo stremo. Adesso non toglieteci il futuro. Il tribunale è chiamato a decidere sul ruolo dell'ex patron Colella. E poi a Sulmona Paolucci ci assicura il punto nascita e non chiuderà l'assessore regionale, chiarisce la situazione a due giorni dallo stop. Stiamo investendo molto. Pagina dedicata a Chieti, ospedale, ambulanze sfrattate, in asse, irregolarità nel parcheggio. Le auto dei dipendenti occupano gli spazi destinati alla sosta dei mezzi di soccorso, l'asl box per la vigilanza e sbarre per impedire l'accesso ai non autorizzati. I militari dell'arma hanno scritto alla direzione amministrativa per risolvere l'annoso problema e dal policlinico assicurano già previsti interventi per migliorare la viabilità. Di Premio Di Paolo in aula i veneni del comizio, il processo, fu esercizio del diritto di critica politica. Come sostiene l'accusa che ieri con il PM Lucia Campo ha chiesto l'archiviazione oppure fu diffamazione come dicono i querelanti, confortati da alcune sentenze della Cassazione? Il comizio elettorale del 10 giugno 2015 in piazza Malta potrebbe avere una coda nelle aule di giustizia e c'è grande attesa per la pronuncia del GUP. Antonella Redaelli che potrebbe archiviare chiedere l'imputazione coatta fronti del sindaco Umberto Di Primio. Ha ucciso per dolore, dovevo aiutarlo, parla la mamma. Fabio non è stato mosso dalla vendetta, dopo l'incidente diceva la mia vita è finita e si è lasciato andare. La disperazione di Lina dice colpa mia, come ho fatto a non capire quando mi hanno chiamata, ho pensato che si fosse suicidato. Oggi partono gli esami su telefonini e computer della vittima e dell'omicidio. A Ortona chiude il teatro Tosti per la messa in sicurezza primavera, partiranno i lavori di risanamento e impermeabilizzazione dei terrazzi di copertura. A Teramo, Slavine, Frane e Crolli, chiusa la tangenziale, la galleria è a rischio. Le arterie principali sono a pezzi. Proibitivo arrivare al carcere di Castrogno. Si sbriciola il muro dell'ex Utap, transennata la collina di Coste Sant'Agostino. Situazioni critiche anche ad isola del Gran Sasso e Ripe di Civitella, eh, dove eh, sono minacciate le case abitate. Di Sabatino, presidente della provincia, dice è il momento dell'unione per l'emergenza. E poi la visita di Gentiloni, c'è cioè la protesta per gli inviti last minute. Polizia stradale vende sul web auto usate, ma i chilometri erano truccati sulle cronache e poi in tribunale sponsorizzava il pescare è stato assolto Luca Cantoresi della Euro SRL di Mosciano nel 2008 aveva investito 1.300.000 euro e non fu distrazione. Le Iene la finanza insieme in comune. Il sindaco Mastromauro se la cava graziato dalle domande non cattive dell'inviata di Mediaset sulla vulnerabilità delle scuole. Intanto è nata una pagina Facebook dedicata alla proposta di trasformare l'ex Tribunale di Via Cerulli in un polo scolastico. Ispezione delle fiamme gialle volevano controllare alcuni cantieri privati. E allora ieri c'è stata come abbiamo visto una visita una nuova visita delle iene il giorno prima era venuta con il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi ieri invece è stata la volta del sindaco Francesco Mastro Mauro vediamo La troupe delle iene si è recata questa mattina in comune a Giulianova per intervistare il sindaco Francesco Mastro Mauro per un servizio dedicato alla vulnerabilità sismica delle scuole che ha pure coinvolto altri sindaci della Scolano e del Teramano Quasi 15 minuti di riprese con l'inviata Nadia Toffa, che ha sottolineato come la sindaco di Giulianova sia stato uno dei pochi in Abruzzo ad aver fatto effettuare rilevamenti di vulnerabilità sismica sulla quasi totalità dei plessi scolastici cittadini, elogiandolo per l'attenzione riservata alla sicurezza degli studenti. Qualche complimento lo facciamo, non sempre le Iene sono cattive, ha postillato a fine servizio Nadia Toffa. Ci spostiamo sulle pagine della città per parlare ancora del blackout in Abruzzo, causati, un blackout causati dalla nevicata eccezionale, i vertici Enel sentiti in Commissione Industria al Senato sull'emergenza maltempo e terremoto di gennaio. Tra il 2012 e il 2016 l'Enel ha investito in Abruzzo 211 milioni di euro, 160 chilometri di nuove linee e 70 chilometri ricostruite, 205 cabine secondarie, 10.400 allacci di produttori a 270 MV e una manutenzione ordinaria e nuovi centri satelliti per la telegestione delle linee elettriche. Una nevicata record, quella di gennaio, è stata la più abbondante degli ultimi 130 anni, 273% in più rispetto alla media stagionale. Le difficoltà e gli interventi sono stati complicati da quattro scosse di terremoto e dall'impraticabilità delle strade. Poi la reazione schierati 500 mezzi, 1600 uomini, 1000 generatori, ancora 40 generazioni in azione e 100 i cantieri ancora aperti. Il processo, rappresentanti del giornalismo abruzzese al fianco di Lilli Mandara, Stefano Pallotta, Ezio Cerasi e Paolo Durante in aula per la causa intentata dal presidente. Luciano D'Alfonso. Emergenza Frane, mezzanotte in frana all'8.0 a rischio. La collina si muove verso valle e trascina anche le protezioni della tangenziale chiusa verso Montorio. E poi il sostegno popolare di Bari, sempre vicino all'Abruzzo: dona coperte, gruppi elettrogeni, un, un mezzo e anche prodotti per l'igiene. E poi allarme per la strada che porta a Castrogno, a Teramo il grido d'allarme ieri arrivato anche dal carcere per le condizioni della strada che porta a Teramo che sta franando a causa di uno smottamento e a lanciarlo è stato il delegato della FPCGL Teramo Circuitelli e il segretario provinciale del SAP Giuseppe Pallini che ha inviato una lettera aperta alle autorità chiedendo un intervento ed eccole qua le immagini della strada di riferimento. Andiamo avanti sempre sulle pagine della città, la ricostruzione due teramani Lizza per l'ufficio terremoto. Tra i 22 curricula pervenuti ad Alfonso anche il dirigente comunale Bernardi e l'esperto di organizzazione Cianciotta. Per l'ufficio territoriale, compito delicato per la gestione delle pratiche, il supporto alle amministrazioni per la pianificazione strategica. Ancora sulla ricostruzione, imprese e università insieme per il rilancio del territorio teramano. Istituito il tavolo socioeconomico culturale tra associazioni di categoria e università di Teramo per riflettere sul dopo emergenza. Un protocollo d'intesa anche la Fondazione Tercas è intenzionata ad aderire al tavolo, aperto ad associazioni e anche ordini professionali. E poi le scuole, scuole, chiuse, scuole sicure, superiori è, stato, è pronto il piano B all'università, il Senato concede gli spazi alle medie di Montoro e accetta con riserva la richiesta della provincia. All'auditorium dell'Alessandrini è avvenuto l'incontro tra gli studenti delle superiori, la provincia e le istituzioni cittadine. Il tutto dedicato proprio alla sicurezza delle strutture. E poi sempre sul terremoto, il Lions in prima fila per i beni culturali che sono stati minacciati dal territorio. Sabato pomeriggio all'Hotel Abruzzi il convegno organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Architetti. A Teramo una staffetta in giunta tra Lucantoni e Provisiero rimpasto il Brucchi Quater tornerà a 9 con l'ingresso di Dodo e la designata di futuro in. Per la parità di genere dopo le dimissioni di Chiarini la giunta potrebbe tornare presto a 9 se esce la Lucantoni deve subentrare una donna. E poi la provincia Nunes verso la vicepresidenza, i sottanelliani l'avrebbero spuntata, ma la delega pesante alla scuola passa a Rossi del tandem Ginoble e Mariani. Una protesta dei genitori, centro diurno inagibile, ospiti parcheggiati a Casalena. E poi lo schianto del Canader, vertici della protezione civile, a processo per Bandini. A 12 anni dalla morte del pilota Terramano, il PM chiede scusa e il giudice accoglie la richiesta di verità della famiglia. Un incidente aereo il 18 marzo 2005, il Canader della protezione civile pilotato dal Terramano si è schiantato durante un incendio in Versilia a Vittoria Puana. A Villa Pavone iniziate le manovre per il rondò ipogeo di vieto di transito ai mezzi pesanti su Via di Vittorio. Andiamo avanti, e violenza durante la Coppa Chiesta, l'archiviazione per l'arbitro spagnolo. Per la procura non c'è stato stupro sulla minorenne, l'avvocato della vittima dice servono altre indagini. L'ultima notte dell'interamnia l'episodio si sarebbe consumato la notte prima che il 24enne ripartisse. La sedicenne ebbe un malore alla villa. E poi i fondi per il Pescara Calcio è cioè la quarta soluzione per Luca Cantoresi, il socio di Paterna nella società Euro SRL. La minoranza Dem scavalca Viviani Alba Adriatica domani sera all'incontro con Minosse sui nuovi ingressi in segreteria. Nell'incontro verrà ribadita la leadership del segretario ma sarà anche chiesto un cambio di rotta. E poi Mastro Mauro doma le iene sulle scuole, il sindaco di Giulianova riceve i complimenti sulla sicurezza dei plessi, entro sei mesi la Pagliaccetti e la scuola di Colleranesco saranno messe in sicurezza, come abbiamo visto poco fa nel nostro servizio. E poi tutti assolti per il 27enne morto in ospedale, nessun responsabile per il decesso ad Atride, il rosetano Giuseppe Piccioni, la sentenza non esclude la colpa ma non è tale da determinare la condanna penale. A Pineto l'amministrazione comunale Aiuta chi aiuta Italia le indennità donate all'associazione Stile Libero e alle guardie ambientali. Apriamo la pagina dello sport, il Teramo si ferma a 11 metri dalla semifinale, biancorossi battuti ai calci di rigore dall'Ancona che passa il turno. Decisivi gli errori dal dischetto di Amadio e Ilari, il cammino è stato interrotto, un'ennesima sconfitta seppur attraverso i tiri dal dischetto. Il Teramo non vince più nonostante giochi una buona partita nella ripresa, l'Ancona affronterà una tra Matera e Taranto. E allora come detto ieri c'è stato il match di Coppa Italia per il Teramo, vediamo il resoconto. La Coppa Italia per il Teramo rimane un miraggio ad andare in semifinale contro la vincente dello scontro Matera Taranto e l'Ancona a cui servono i calci di rigore per passare il turno e gli errori dal dischetto di Amadio e Ilari. E dire che nel complesso nel freddo pomeriggio del Bonolis, si è visto un buon diavolo, Marciso deve darsi da fare per evitare che il colpo di testa di Imparato non si trasformi in una beffarda autorete. Ma piano piano il Teramo perde le misure e l'Ancona è brava ad approfittarne soprattutto nelle ripartenze e quella al 20... È davvero micidiale. Costruita sull'asse Paolucci Fredieri, e l'ex aquilano ad involarsi verso la porta del Teramo ma a scaricare il pallone del vantaggio dorico con la leggera complicità di Narciso. La squadra di Brini trovate il vantaggio potrebbe calare il bis mortifero, ma Gelonese manca la porta sotto misura dopo una corta ne ha respinta dalla difesa di casa. Nell'intervallo entra Ilari per Petrella, il diavolo ne trae maggior beneficio, soprattutto perché cambia e si mette 4-3-1-2. Proprio l'ex Sant'Arcangelo è pericoloso in apertura. Di tempo con la girata Mancina che manca la porta. Ma dopo tre minuti sale in cattedra Marco Sansovini. La sventagliata di sale spesca l'attaccante che mette giù di destro. E col sinistro fulmina Ana per la rete della parità teramana. Peroni di casa che giocano meglio degli avversari, Zauli inserisce Baccolo per uno spento Carraro, ma è ancora Ilari a farsi vedere in area avversaria con una mano galeotta che costa al centrocampista il cartellino giallo. È sempre Sansovini, però, a deliziare il poco Il infreddolito pubblico del Bonolis, con una replica quasi perfetta della rete siglata qualche minuto prima. Stavolta il lob bacia l'incrocio dei pali e diventa assist perfetto per Tempesti, affrontato in maniera dubbia da Ricci. Brini toglie zampe e frediani per Aghiei e Mancini, ma è sempre il Teramo a premere sul. L'acceleratore con Ilari, il potente ma centrale e Tempesti che non arriva sul traversone deviato di Imparato L'ultima occasione per evitare i supplementari al 95 c'è la Baccolo murato dalla difesa dorica e quando è già in posizione di sparo. Nessuna emozione nell'appendice dei supplementari, scuole stanche che non si danno l'anima per cercare il gol che conseglierebbe il lascio passare per il penultimo atto. E così la lotteria dei rigori premia Lancona che è infallibile dal dischetto. A segno Bariti, Mancini, Aghei. Col brivido e momentè. mentre il Diavolo, dopo i centri di Caidi e di Paolo Antonio, sbaglia con Amadio, parato, e Ilari in pallone alto. In semifinale dunque va l'Ancona, mentre per il Teramo rimane il campionato. E lunedì sera c'è la gara, da non fallire, contro il Fano. Ed ora la pagina dello sport sul messaggero in apertura alla caccia ai mandanti del Rogo. Si stringe il cerchio su cinque esecutori materiali grazie a una fonte confidenziale della Digos, ma sul movente è giallo. Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, sarà ascoltato nuovamente dopo le allusioni o un'estorsione per cedere il club. E a parlare c'è anche Danilo Iannascoli che dice tutelerò il mio nome per vie legali. È stato chiamato, sia pure indirettamente in causa dalle parole del presidente Sebastiani. Danilo Iannascoli, il socio del Pescara è attualmente grande rivale interno di Sebastiani. Ieri ha fatto sentire la sua voce sull'argomento smentendo ovviamente ogni coinvolgimento e ribadendo l'intenzione di rilevare la maggioranza delle quote se l'attuale azionista di maggioranza deciderà di cederle a condizioni ritenute adeguate. Ha detto Iannascoli, "Io non credo che questo attentato sia maturato nell'ambiente del calcio, certo, è vero che purtroppo queste cose fanno parte di questo mondo, anche se naturalmente non dovrebbero, ma arrivare fino a questo punto mi sembra davvero molto strano". E poi, Pineto, un passo indietro, è stato un brutto KO ad Agnone, la formazione di Amaulo subisce un 3-0 pesante al termine di una prestazione deludente. La Coppa Italia per il Teramo, eh, rigori fatali, passa l'Ancona per i Biancorossi. Un momento no, dal dischetto sbagliano, ma Dio e Ilari, Zauli dice: Peccato, avevamo giocato molto bene. E poi tra l'Aquila e Morgia, pausa di riflessione, si cerca di ricomporre la frattura nata tra il tecnico e Ranucci. Vediamo anche la pagina dello sport nel. Dalle pagine del quotidiano Il Centro, in apertura il San Niccolo col Paccio in casa del Matelica, decide il Bebi Massetti, i recuperi del girone F nella ventesima giornata con la prima vittoria del 2017, Teramani volano al quarto posto, Epifani il gol al 91esimo ma abbiamo giocato. Una grande partita. E poi il Pineto, l'allievo del Grosso punisce il maestro Amaulo. Gli Adriatici sconfitti seccamente in trasferta dall'Agnonese. I due tecnici insieme salvarono l'arenato, Curi. Angolana, e allora con lo sport, come sempre, noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci, ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14. E invece la rassegna stampa di mattino 6 torna domani puntuale alle 7. Grazie per essere stati con noi.